Come dicevo poco fa, ho salutato e saluto di nuovo gli studenti e i docenti dei 30 istituti oggi qui presenti, provenienti dalle 15 diverse regioni italiane. Saluto anche i rappresentanti delle istituzioni locali, saluto i sindaci che sono qui con noi, ed in particolare i promotori di questa conferenza. Hanno pensato loro che il Senato fosse il luogo migliore per offrire un'occasione per riflettere sul ruolo delle istituzioni, della società civile e del mondo della scuola. Un luogo per realizzare concretamente quella trasformazione culturale fondamentale per raggiungere l'obiettivo della pace come precondizione per il godimento dei diritti umani. Una trasformazione culturale in atto da anni, ma certo non ancora completata. In questo percorso, nell'ambito del Programma Nazionale di Educazione alla Cittadinanza Democratica, dalla Grande Guerra alla Grande Pace, lo scorso aprile, molti di voi erano tra i 3.500 giovani studenti provenienti da tutta Italia, che si sono ritrovati nelle trincee del Friuli Venezia Giulia per dare vita a un meeting di pace sui luoghi simbolo della Prima Guerra Mondiale. Anche allora c'erano insegnanti, dirigenti scolastici, amministratori locali, animatori culturali, giornalisti, scrittori, genitori e cittadini. Condivido pienamente la scelta di commemorare i 100 anni dalla Grande Guerra con iniziative come questa, concrete, oltre che simboliche, che possono contribuire a costruire quella grande pace che vorremmo potesse iniziare al più presto. Come sapete, la Grande Guerra fu il primo conflitto di logoramento su vastissima scala, il cui luogo emblematico sono le trincee. Un cambiamento che ha significato la mobilitazione totale dei paesi belligeranti attraverso la leva di massa, enormi spese militari, industrie e produzione agricola al servizio delle necessità belliche, arresto di dissidenti e pacifisti. L'Europa nel suo complesso è uscita dal conflitto indebolita, dall'enorme numero di vittime e feriti, dalle distruzioni, dai debiti. Come tristemente noto, i trattati di pace non hanno superato le rivalità nazionali che sono state all'origine della guerra, creando le premesse ulteriori per devastanti successivi conflitti. Voglio cogliere questa occasione anche per dedicare alcune parole alle vittime dimenticate, i soldati condannati a morte senza processo, contadini analfabeti mobilitati per una guerra di cui non comprendevano gli scopi, soldati che, come nella maggior parte dei casi, non sono morti in combattimento o in prigionia, ma hanno patito comunque fame, freddo, sofferenze e paure. Vittime di singole esecuzioni o di decimazioni sommarie sul posto. Nel corso della Prima Guerra Mondiale, i tribunali militari italiani hanno condannato a morte per disezione ed altri reati analoghi oltre 4.000 soldati. Di questi, 750 sono stati effettivamente fucilati, mentre per gli altri poi è stata commutata la pena. Molti sono stati uccisi per decisione arbitraria di ufficiali e sottufficiali o scelti tirando a sorte, nei casi in cui non si riusciva a trovare il responsabile di quel supposto reato. La giustizia militare italiana è stata molto più rigida di quella delle altre nazioni belligeranti. Delle 1.787 condanne a morte emerse in contumacia per diserzione o passaggio al nemico, una sola risulta davvero collaborata da prove. Di questa serie è il caso dell'artigliere di Castelfidardo, marchigiano della mia regione, Alessandro Ruffini, di 23 anni, fucilato sul posto il 3 novembre del 17 a Noventa Padovana per ordine del generale Graziani perché sfilando di ritorno col reggimento dalla Carnia non si era tolto il sigaro dalla bocca. Un caso paradigmatico perché riassume in sé le centinaia di esecuzioni sommarie, morti dimenticati questi, esclusi dagli albi dei caduti. Una sorta di decimazione, specialmente con Caporetto e non solo. A 100 anni da quel massacro ora si cerca finalmente di ricomporre i frammenti di questa memoria, una scia di quanto già fatto in altri paesi europei come la Francia e la Gran Bretagna. Un dibattito pubblico riemerso nei mesi scorsi che ha portato all'istituzione da parte del Ministero della Difesa, a cui capo è la nostra ministra Roberta Pinotti, un comitato tecnico-scientifico per approfondire i casi giudicati senza le necessarie garanzie da parte degli accusati. Su questo tema poi, lo scorso 21 maggio, la Camera ha approvato un disegno di legge che propone l'avvio di un procedimento di riabilitazione per chi è stato ingiustamente dimenticato. Lo vorremmo vedere, vorremmo quei nomi sulle steli nei quali si ricordano i caduti. Altre vittime, quindi, da aggiungere agli 8 milioni
stimati, di vittime di una guerra nella guerra, quella dell'esercito italiano contro se stesso. Le tante guerre che sono venute dopo hanno causato milioni di morti, senza considerare i cosiddetti danni collaterali, milioni di donne, uomini e bambini uccisi dalla fame e dalle malattie, conseguenza delle stesse guerre, e l'immensa quantità di beni e risorse andate distrutti. Continuiamo a vivere in un mondo che fa fatica a trovare le strade della pace. L'attentato di pochi giorni fa alla manifestazione pacifista d'Ankara è un altro episodio di questa terza guerra mondiale combattuta, come viene detto, a pezzetti, in un mondo in cui conflitti e violenza sono ancora di casa. Nelle esplosioni nei pressi della stazione centrale di Ankara sono morti, proclamando il diritto alla pace, oltre 100 ragazzi e ragazze e centinaia sono stati feriti. Anche pensando a questa ultima strage, oltre al contesto internazionale segnato sempre più drammaticamente da numerosi conflitti, è evidente come sia sempre più urgente lavorare per la pace. Sono in molti ormai a rivendicare l'esistenza di un vero e proprio diritto alla pace, come precondizione necessaria per l'esercizio dei diritti fondamentali. Un obiettivo che può essere raggiunto solo riconoscendo l'indivisibilità e l'interdipendenza di tutti i diritti, civili, culturali, economici, politici e sociali. Ringrazio quindi per il loro costante lavoro gli organizzatori di questa conferenza, in primis Lotti, l'amico Flavio Lotti, con i quali collaboro da molto tempo su questi temi e con il cui contributo noi abbiamo potuto realizzare anche qui in Senato diverse iniziative significative. Ricordo in particolare con piacere quando a luglio dell'anno scorso abbiamo consegnato al Presidente Grasso le prime 100 delibere approvate dagli enti locali italiani a favore del riconoscimento del diritto alla pace. Negli ultimi 20 anni, infatti, migliaia sono i comuni, le province e le regioni, qui ne vediamo una buona rappresentanza, che hanno esplicitamente inserito negli statuti e nelle leggi il riconoscimento della pace come un diritto umano fondamentale, anticipando, come in nessun'altra parte del mondo, il progetto delle Nazioni Unite. La conferenza di oggi è un'occasione per promuovere quella cultura, rivolgendosi a voi, ragazzi e ragazze, che avete l'onere e l'onore di utilizzare tutti gli strumenti disponibili e crearne anche di più efficaci, anzi mi auguro proprio che siate in grado di crearne più efficaci, per inaugurare l'epoca della grande pace, come recita il preambolo della Costituzione UNESCO. Poiché le guerre cominciano nella mente degli uomini e nelle menti degli uomini che si devono anche definire e costruire le difese per la pace. Augurando a tutti buon lavoro, do inizio a questo nostro incontro. Possiamo far vedere il filmato che racconta un po' la storia di questo incontro che voi avete fatto nel Friuli, in modo che così su quello poi discutiamo con gli altri nostri interlocutori. Se abbassiamo anche le luci. Thank you.
Siamo qua per reclamare il diritto delle persone, di tutte le persone che vivono in tutto il mondo, di avere la possibilità di vivere in pace. La pace la trovo nel silenzio, nella voce dei genitori e dei nonni. Per fare la pace fuori, devi avere la pace nel cuore. La guerra significa perdita. È come un fuoco acceso e incontrollato, brucia tutto quello che incontra. Un giorno nel mondo, finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. La guerra è non sapere usare le parole. La pace si fa scambiandosi opinioni in pace. La guerra è un qualcosa di viscido, di freddo, di scuro. Io mi chiamo Margherita, per me la pace è dare un bacio. Io mi chiamo Manuel. La pace è giocare insieme. La guerra è quando litigo forte. La pace è un traguardo irrinunciabile. La pace è una conquista. È importante essere qui oggi perché se le scuole non educano alla pace, non hanno senso di esistere. Noi veniamo da Torreano! Avanti, avanti, piano, piano, avanti! Mi chiamo Randa e sono una donna palestinese. Nella mia terra la pace è molto lontana. Bisogna andare incontro all'altro e cercare di anche cambiare la propria opinione. Se prima non sei in pace con te stesso, non potrai mai essere in pace col mondo. È bello non essere soli e volere la pace. La guerra è una sconfitta per l'uomo. Italia, Italia, ripudia la guerra! La guerra è una follia e la pace è la cosa più giusta. È un sogno. È un sogno che si può realizzare. Cioè io sono venuto qui per dimostrare che anch'io voglio che non ci fosse la guerra, no? Ad esempio io sono un arabo, no? E musulmano. A che cosa serve ammazzare la gente per la religione? Firenze! È stato importante portare i ragazzi qua oggi, perché così loro oggi hanno potuto sperimentare cose reali, vere, lontane dalla virtualità di cui sono circondati. È vergognoso, è crudele, è tremendo. Ebbene, voi l'avete riscattata con la vostra presenza, con la vostra voglia di pace, con il vostro impegno nel costruire questa pace. E perché la pace è qualcosa non di retorico, ma che noi dobbiamo costruire attraverso le nostre menti. E allora dobbiamo rinunciare al tentativo di prevaricare, di rispondere con l'esclusione. Thank you.
comprensivo Raffaele e la porta di Fabbro. C'è, presente. Poi liceo Bertolucci, abbiamo appena visto, di Parma. Tutti insieme! La pace si fa insieme, battendo le mani in questo momento, tutti quanti! Noi dobbiamo oggi riunire la famiglia umana. Quello di cui abbiamo bisogno è l'unione degli europei, non in concorrenza gli uni con gli altri in un mercato, ma solidali nel costruire la pace. Io mi chiamo Irene, che in greco significa pace. Qui si faceva la guerra, c'erano i soldati che sparavano, camminavano. La dichiarazione della pace dice che siamo tutti fratelli, ognuno ha stessi diritti, dobbiamo rispettarci gli uni con gli altri. Beh, oggi è importante per ricordare quello che è stato e per evitare di ripetere gli errori che si sono compiuti. Si fa la guerra per le manie di grandezza di alcune persone che poi neanche la vivono la guerra. Costringono alcune persone a vivere sulla propria pelle mentre loro se ne stanno belli al caldo sul divano. Messaggio: mai più armi per colpire gli avversari, mai più armi per... Un conto è leggere e studiare la storia sul libro, e un conto è essere qua e vivere queste esperienze dal vivo. Ci portiamo a casa il ricordo di tanti ragazzi come noi che sono venuti oggi qua per ricordarsi e per non dimenticare quello che è successo e per ricordarsi ogni giorno che la pace è molto più importante di uno stupido litigio. Abbiamo lavorato molto per costruire queste due giornate e mi fa felice vedere la gioia negli occhi di tutti quelli che ci hanno creduto dall'inizio. Questo bel filmato è del regista Nicola Capriotti, che è qui con noi oggi, che poi successivamente avrà anche la parola. Credo che ci abbia introdotto bene nel clima che voi avete vissuto appunto ad aprile in questa bella iniziativa. Do ora la parola al senatore Franco Marini, che è oggi presidente del Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, quindi in particolare per questo anniversario. E lo ricordo, diciamo, a voi con grande piacere per la sua storia anche, non direi passata, direi sempre comunque presente, di protagonista nel mondo del lavoro come difesa dei diritti del lavoro e anche come protagonista nelle istituzioni, essendo stato qui un grande presidente del Senato. Io ho avuto la fortuna di averlo come presidente del Senato e come tale lo ricordo con grande piacere. Prego, presidente. La dovrei conoscere bene questa cosa. È accesa, va bene. Giovani costruttori di pace. Io mi fermerò solo su questo punto perché questo è l'impegno più grande
che l'umanità, non soltanto l'Italia o i paesi dell'Europa, hanno nella prospettiva che hanno di fronte. Naturalmente, poiché insomma, il dibattito prevede molti interventi e anche perché ho un impegno al quale devo rispondere positivamente, questa mattina non ve la voglio fare troppo lunga, ma mi fermo su quella parola per ringraziarvi del lavoro che state facendo, per ringraziare Lotti, tutta la struttura, tutte le strutture che assieme hanno messo in piedi questo lavoro. E voi sapete che il Comitato Storico-Scientifico per le Grandi Ricorrenze in questo ultimo periodo è stato, in questi ultimi due anni, praticamente ha visto come impegno di gran lunga superiore, il che è normale, sia la ricorrenza della dei 70 anni della Resistenza, sia poi il centenario della Prima Guerra Mondiale. Giustamente, dico io, lo abbiamo fatto volutamente. Voglio dirvi, non come funziona, che noi prendiamo anche una decisione. Cominciamo con delle iniziative a sostenerle, a ricordare questo centenario della Prima Guerra Mondiale, non dal 15, perché come sapete l'Italia entrò con un anno di ritardo in questo scontro così drammatico che ha toccato la storia dell'umanità, ancora aperto per alcuni aspetti. Volemmo cominciare dal 14, ci sentimmo europei, l'Europa fu coinvolta già dal 14 e voglio ricordarvi proprio con l'occhio alla tesi che voglio sostenere che la iniziativa importante che facemmo ai primi di agosto, i primissimi di agosto del 14, quindi non dicemmo noi cominciamo ad occuparci, a ricordare la guerra italiana dal maggio del 15, no, assieme, perché questo è qualcosa che ha trascinato assieme i popoli d'Europa, insomma un fatto non riducibile a chi è entrato prima in questo confronto, in questo scontro e chi dopo, con una iniziativa che rispetto ai giovani costruttori di pace dovrebbe piacere. Noi facemmo proprio una grande manifestazione a Re di Puglia una sera con il Requiem di Verdi diretto da Muti, dal direttore d'orchestra Muti, e non da soli, proprio su questa scalinata, sul piazzale prima della scalinata del Sacrario di Puglia, dove ci sono 100.000 caduti, i nomi di tutti non ci sono, perché come sapete bene molti non si trovavano, eccetera, ma c'erano anche accanto agli italiani caduti di altre nazioni europee che erano in contrasto con noi, si erano scontrate con noi, tanto è vero che furono invitati e furono presenti, a parte il Presidente della Repubblica Italiana, per l'Austria venne la Presidente, la signora Presidente del Senato, che era la seconda carica della Repubblica, perché il Presidente aveva problemi, e poi il Presidente della Slovenia e della Croazia, assieme ai paesi confinanti e che per primi si scontrarono. Naturalmente poi queste iniziative sono cresciute. Noi le abbiamo assecondate, le abbiamo programmate, siamo stati presenti e vi devo dire che una delle cose che mi ha colpito è che in particolare tra i giovani, come siete voi tutti o quasi tutti, avevano, posero un problema, me ne ricordo due o tre. Noi hanno fatto una cooperativa di funivie sulle Dolomiti, un grande sforzo, una cosa molto importante che forse per le scuole può essere un obiettivo per i giovani, molto, molto rilevante, molto con, insomma, di grande rilievo, un museo della Grande Guerra sulla Marmolada, sulla cima più alta delle Dolomiti, a oltre 3.000 metri è il museo. E lì
trovai, ma 5 o 6 mesi fa, non di più, presenti anche gli austriaci del Nord Tirolo, che erano presenti, invitati anche lì, e una ragazza chiese, ma qualcuno abusò rispetto all'avvenimento della Grande Guerra, la commemorazione, e disse, ma come, proprio questa ragazza austriaca si rivolse a me e disse, ma è giusto commemorare le guerre e poi un episodio così travolgente, così rilevante per la storia dell'umanità, come in due parole cercherò di dire io, la parola, e io naturalmente non potevo non rispondere, e lo dico qui, per me e per noi, il comitato anche, quando abbiamo parlato di avere un logo nostro, di avere come comitato di storici, ci sono dentro 13 storici tra i più conosciuti in Italia, professori universitari, poi c'è una rappresentanza della RAI, RAI Storia, la direttrice di RAI Storia, e insomma dentro, qual è la parola, il logo che possiamo proporre? E venne fuori, poi piano piano si è affermato ed allargato questa cosa qui, non tanto commemorare la guerra, ma ricordare e capire la guerra per amare di più la pace. Questo è il riferimento che abbiamo dato noi a tutte le iniziative che sono promosse da noi, c'è questa cosa qui, conoscere la guerra per amare la pace. E devo dire che io lo ritengo forte, e lo voglio dire qui perché poi quale guerra e quali rischi legati allo sconquasso che nel mondo di allora, non si può dire nemmeno in Europa, perché l'Europa fu attrice dura, insomma, di questa svolta della storia. Per il mondo, perché allora l'Europa era il mondo. Erano gli anni in cui tensioni tra i paesi europei molto forti, spesso visibili, altre volte invisibili, erano legate alla conquista di aree del mondo, le colonie, delle ricchezze del mondo. C'era solo l'Europa. Il Canada, cos'è oggi, un grande paese, forte, era conteso tra inglesi e francesi lì, che si combattevano, o altre grandi aree. Quindi io la cosa che vorrei lasciare qui è questa. Il ricordo, perciò è importante quello che facciamo per i giovani. Il ricordo apre gli occhi, conoscere queste svolte della storia, per vedere come si e se si riesce ad evitare di ripeterle. Cosa complicata, difficile. Da dove possiamo cominciare noi che svolgiamo un ruolo non assolutamente centrale, ma importante in questa cosa, in questo ricordo, nella realtà italiana di oggi. Ma questo valore, questa indicazione è accettata anche fuori, perché l'aspirazione alla pace è naturale, deve essere rafforzata, perché nella storia del mondo, dell'uomo, nel cammino dell'uomo, della sua civiltà, possiamo risalire con la conoscenza di realtà storiche concrete, vere. Poi fatti precedenti, ma insomma, di cui non abbiamo la conoscenza assoluta, 12.000 anni fa, 15.000 anni fa, erano anche l'idea di guerra, era un'altra cosa, fino alle guerre napoleoniche che hanno cominciato ad usare strumenti di scontro e strumenti bellici che sono vicini, hanno cominciato a far intravedere quello che sarebbe successo dopo. I cannoni Napoleone li usava. Ma da questo cammino, che è lungo, ma nella storia dell'uomo è breve, brevissimo, insomma, per farvi un esempio, una delle guerre più atroci dell'antichità fu la guerra del Peloponneso, che vide gli ateniesi contro Sparta e larga parte della Grecia. Anche lì aveva camminato il cammino tecnologico,
Le guerre si vincono con gli strumenti che si hanno, ma le armi della guerra del Peloponneso erano, per gli ateniesi che erano i più forti degli altri, le corazze e le lance, fatte con minerali diversi, più dure, più efficaci, non altro. Oggi la tecnologia era arrivata al punto, militare in particolare, che qualcuno spinge un bottone dalla Florida o Florida e un palazzo del centro di Roma viene colpito in pieno. La cosa che mi angustia è che il pensiero dell'uomo non ha camminato con questa velocità. Noi che sappiamo, la nostra civiltà sa il bene della pace, il progresso umano che cammina ed è camminato, per esempio, prima della prima guerra mondiale, l'Europa ebbe 40 anni di straordinario sviluppo industriale, culturale, scientifico, in tutte le direzioni. Quando però arriva il rischio della guerra, le nazioni si fermano con le scoperte pacifiche e puntano tutto la loro capacità di ricerca e di investimenti sulla guerra. E che questo pensiero nostro non cammina con questa velocità, che non si ferma da dopo la rivoluzione industriale, cominciando dalla fine del Settecento per tutto l'Ottocento. Noi abbiamo avuto degli enormi balzi in avanti su questo piano. Però, ecco, poi non vi faccio citazioni più, Plutarco scrive, con l'occhio a quella guerra che vi ho ricordato, dove le tecnologie si giocavano su quella cosa lì, come erano fatte. E quindi i danni che potevano fare erano anche limitati, sempre gravi, gravissimi, perché sempre la guerra e la morte che si porta, però limitati rispetto a quello che abbiamo conosciuto con la prima guerra mondiale. Plutarco scrive 200 anni, più o meno, quindi sono professori tra di voi, credo di non di ricordare bene, e hanno preso e hanno pubblicato un anno e mezzo fa, 2 anni fa in Italia, consigli per i politici. Io, quando ero Presidente del Senato, lo regalai, anzi, quindi qualche anno dietro ancora, lo regalai ad alcuni senatori, amici, perché leggere il Plutarco, che parlava di quella fase di organizzazione politica, di approfondimenti filosofici nella storia dell'umanità, era qualcosa di assolutamente attuale. Faceva raccomandazioni ai politici valide oggi. Io lo regalai proprio perché era, non è che ci eravamo staccati da questa visione filosofica della vita, della storia, eccetera, molto. Mentre invece sul versante delle tecnologie, tutte, ma quelle applicate al sistema bellico, c'era questa rottura. Allora, cosa bisogna capire innanzitutto della Prima Guerra Mondiale? Che è una rottura nella storia dell'umanità. Cos'è stata la guerra di trincea? Poi dei passi avanti, ahimè, le tecnologie le hanno fatte pure 20 anni dopo, con la Seconda Guerra Mondiale, che affonda le sue radici nel modo come è stata chiusa la prima. E speriamo che quella raccomandazione del Papa, che io presi un po', dissi, vabbè, questa è una preoccupazione di un Papa come quello che abbiamo, Papa Francesco, un pastore preoccupato, disse, ma state attenti alla terza. Poi, dopo aver capito che, insomma, con i Gesù aveva dietro anche un gruppi capaci di capire la storia e le previsioni della storia, è qualcosa che oggi è diventato, dopo quando, un anno forse, o qualcosa in più, di questa affermazione del Pontefice, del Papa, adesso ne parlano tutti come di qualcosa possibile. E ahimè, se chi vi parla, se qualcuno vi chiede, ma possiamo escludere completamente che questa umanità sia capace di fermare questo terzo rischio, che se poi diventasse realtà diventa qualcosa ancora di più orrendo di quello che è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale? Io, per incoscienza, non mi sentirei dire, no, sono proprio sicuro che non accadrà, perché abbiamo capito. Allora, cos'è stata la grande guerra? Innanzitutto 8 o 10 milioni di morti combattenti. Il primo anno nelle trincee del fronte occidentale, quello del Belgio e della Francia,
In un anno morti 1 milione di combattenti. Cose che, quando io parlo delle guerre napoleoniche, della potenza che sviluppava, si contavano ancora migliaia i morti. Ecco, una cosa di questo genere, che poi quadruplicato nella seconda guerra mondiale, a distanza di 20 anni, quindi questa cosa vuol dire che esplode sempre così, perché nella seconda i primi accenni di questa tecnologia della morte, i carri armati, gli aerei, i sottomarini, erano qualcosa che si vide già nella prima guerra mondiale, ma con una capacità distruttiva ancora minore, perché allora nascevano. Nella seconda già sono esplosi e hanno fatto le distruzioni e le vite umane a milioni che si sono trascinate dietro. Questa è civiltà, perché corre il progresso tecnologico. La prima guerra mondiale ha fatto vivere per la prima volta, fino a Napoleone, le guerre si combattevano in aree ristrette, dopo una battaglia, due battaglie perse, si fermavano. Era oggettivo questo, non coinvolgeva i paesi nelle loro strutture fondamentali, dalla A alla Z, dell'economia, nella scuola, per i giovani. Questo che accadeva non era mai accaduto. È durata 4 anni, c'è un bel libro, un grande libro di uno storico inglese di Cambridge, Christopher Clarke, I sonnambuli. Questa guerra fu fatta anche dai capi di Stato, che anche in Italia, al Parlamento italiano, Salandra incontrò un collega che poi scrive nelle sue memorie, che gli disse, maggio, forse a giugno, appena era l'Italia entrata, e quindi gli disse: guarda che dopo Natale questi ragazzi ritorneranno a casa. Ma questo lo pensavano tutti, con l'errore di dire: la tecnologia è così andata avanti che non è possibile che questa guerra possa durare quanto più di mesi. Io resto anche sorpreso, perché poi dovevano capire che questa sfondamento tecnologico nelle ricerche per i fatti bellici non è che l'aveva fatto un solo paese, ce l'avevano anche gli altri. Le mitragliatrici, che sono l'emblema di quello che è accaduto sulla guerra di trincea, 3 anni gli italiani, 4 anni gli altri, a contendersi brani di territorio e assalti improponibili a volte. L'Italia ha avuto esperienze di questo, e i nostri fucilati riguardano anche posizioni razionali di alpini, che gli hanno detto: guardate che continuando ad attaccare sotto le rocce dell'Ortigara non è che possiamo noi andare lì, i reticolati non li sfondiamo con le mani. E arrivati lì si muore, 18 battaglioni di alpini distrutti per prendere l'Ortigara, le rocce dell'Ortigara. Quando fu presa poi fu perduta dopo poco tempo, 18 battaglioni. E quanti alpini, c'è un caso nel Friuli di un paesino dove 4 furono fucilati, perché dicevano, non è che si ribellavano, gli dicevano: no, da qua bisogna attaccare, proviamo dall'altra parte, perché conoscevano quelle zone, quelle montagne. No, alla fine furono fucilati. E l'Italia si è distinta per questa durezza verso questo strumento. C'è questa legge alla Camera, e vediamo anche di trovare il modo di ridare l'onore a questi soldati che hanno vissuto questa esperienza all'atere della guerra. Però si è combattuto, vi ho detto, sulla Marmolada a 3.000 metri. Lì, guardare quelle trincee. Gli austriaci avevano fatto una casa di ghiaccio, cioè le trincee dentro il ghiaccio, che ora non ci sono più perché, come sapete, i ghiacciai si ritirano pure lassù, ma le trincee italiane ci sono ed erano di fronte a questi straordinari posti dove gli austriaci erano molto ben trincerati rispetto agli attacchi italiani. Allora, perché conoscere queste cose che, con pochi brani per cercare di dire, e la guerra nelle trincee cos'era? È una cosa inimmaginabile, le sofferenze. Corrado Alvaro, uno scrittore calabrese, volontario in guerra, eccetera,
poi scrive un libro in cui dice eravamo nelle buche, a volte erano trincee, a volte erano latrine, da lì sparavamo. E noi italiani non combattevamo per difendere la nostra grandezza, perché noi costruivamo l'unità anche nelle trincee nel nostro paese, ma non dovevamo difendere una grandezza, difendevamo l'onore. Quindi una vita inimmaginabile. Ci sono tanti libri che sono, ce n'è uno forse che Mussolini aveva messo all'indice, proprio intitolato Trincee, Carlo Salsa, era un sottotenentino di complemento milanese che si è salvato da questi 3 anni di combattimenti alle trincee, anche se gli ufficiali di complemento, quelli, erano i primi a dover saltare dalle trincee quando si urlava Savoia e si buttava in avanti fin quando si poteva dinanzi alle mitragliatrici che sparavano. E dice, è più un, diciamo così, un resoconto della sua vita di 3 anni di altro, ma dà un'idea fondamentale. Poi c'è il lusso, poi ci sono un'infinità di cose. Questa è una cosa che apre gli occhi. Si può ripetere un'esperienza di quella. Ahimè, non si può dire di no, perché dopo 20 anni, per le ingiustizie anche fatte dalla pace di Versailles, trattato, poi l'hanno riconosciuto, forse se lo meritavano, non lo so, ma con un eccesso di brutalità la Germania che aveva perso la guerra, ma non l'aveva persa perché fu ricacciata dietro dai pezzi di Belgio e di Francia che aveva occupato, no, nel 18 stavano ancora lì, era crollato il paese, perché ormai sono guerre che toccano l'economia, la società, cambiano il rapporto uomo-donna, una cosa infinita. Germania e Austria crollarono drammaticamente perché non reggevano più. 600.000 morti di fame in un paese come la Germania, il più ricco di tutti. Ecco cos'è stato, questo è il dramma. Perciò io credo sia stato veramente una rottura della storia, perché era un'altra cosa, perfino la guerra, la parola resta quella, fino a questa. E poi la seconda, devo dire che quando hanno fatto questi trattati, oltre il trattamento forse eccessivo, no forse, eccessivo certamente rispetto alla Germania, e da lì vennero le radici dell'hitlerismo, eccetera, da lì nacquero molte cose, come da noi la protesta dei giovani che avevano vissuto questa tragedia per anni di una guerra disumana come quella, poi la guerra italiana era sulle montagne, sull'Adamello, sulla Marmolada, eccetera, il Pasubio, zone di una sofferenza straordinaria. Anche da noi la dittatura trovò uno spazio da coltivare rispetto alle esperienze che questi giovani avevano fatto. Allora, se dovessimo scivolare verso una incapacità a guidare, per la conoscenza che avremo tutti, a partire dai giovani, perché dei giovani è il futuro, non è di quelli dell'età mia, se non si ferma, probabilmente chi ne parlerà dopo dovrà parlare con una drammaticità ancora maggiore, perché gli strumenti della seconda guerra mondiale, non della prima, sono già superati da quelli che i grandi paesi hanno e non sappiamo cosa può venire fuori. E allora, cari operatori di pace, è dura, ma quello è l'obiettivo. Insomma, come può vivere l'uomo dinanzi a questi mezzi di distruzione diffusi ora nel mondo? Forse non potrà vivere, alla lunga non potrà vivere. Ed allora rivendicare, attraverso anche la conoscenza delle cose che abbiamo vissuto, che sono successe, questa aspirazione ad un rispetto, ad una capacità di vivere assieme, oggi con questo mondo unificato, non è più come 100 anni fa con le colonie, oggi è un mondo che è unito, ormai la comunicazione unisce tutti, l'economia ha fatto enormi balzi in avanti. Ecco, un mondo come questo ha bisogno, se ci riesce, a mettere da parte l'utilizzo degli strumenti di distruzione, sempre più tremendi, e vedere se quello che il presidente americano Wilson
riuscì a mettere in piedi, dopo la Prima Guerra Mondiale, con le pace di Versailles, la Società delle Nazioni, un primo passo debole perché non avevano gli strumenti per ora, poi arrivati all'ONU, che qualcosa in più può fare. Noi, con la Seconda Guerra Mondiale, i nostri leader politici, i grandi nomi di allora, hanno fatto l'Europa. Ma l'Europa deve mettersi in testa che non basta solo l'unificazione economica. Oggi, per i rischi che si corrono nel Mediterraneo, nei Balcani ancora, da lì scoppiò la Prima Guerra Mondiale, e nel Medio Oriente, Mediterraneo, Balcani e Africa, sono tali i rischi che si corrono che l'attività degli strumenti internazionali che portano al tavolo del negoziato chi rischia poi invece di scivolare, come i sonnambuli, i capi di Stato della Prima Guerra Mondiale, che non la volevano forse la Prima Guerra Mondiale, e ci arrivarono, questo rischio c'è sempre. Ed allora rafforzare questi strumenti, non c'è altra via, perché i contrasti di interesse ci saranno sempre, ma i contrasti di interesse debbono avere di fronte delle strutture a carattere internazionale che sono in grado, anche con la forza qualche volta se è necessario, di portarli al tavolo delle trattative. Questo dobbiamo fare, l'Europa deve fare passi avanti, più di quanti ne ha fatti, non bastano. E infatti nei negoziati che contano, l'Europa, che è la seconda economia, una delle tre economie più forti del mondo, sul piano politico gioca un ruolo assolutamente marginale. Perché abbiamo fatto l'Europa, noi gli abbiamo dato una dimensione politica per incidere nelle grandi scelte del mondo. E l'obiettivo è sempre quello, mi fermo qui perché l'ho fatta già lunga, l'obiettivo è questo, quindi il vostro lavoro, noi abbiamo fatto una convenzione con la pubblica istruzione, Rai Storia da due o tre storici nostri ha fatto costruire 60 spezzoni di documento con illustrati anche come va di moda oggi anche per i più giovani, che è del tutto naturale, e altre cose assieme, perché insomma lavorare su quelli più giovani di noi che avranno di fronte questi problemi probabilmente resi anche più pesanti da questa straordinaria potenza della comunicazione e dalla corsa tecnologica che non è pensabile fermarla. Sembra di aver raggiunto cose straordinarie e poi si va ancora avanti. L'idea che conoscere quello che è accaduto per rafforzare l'idea di una convivenza più pacifica è il nostro obiettivo per l'Italia e anche per l'Europa. Buon lavoro. Grazie. Grazie Presidente anche per questa lezione di storia che a molti potrà servire, perché credo che le conoscenze siano sempre più rare, per essere onesti. Lezione, l'ho fatta un po'... Sì, lezione, ci sono tanti giovani che credo che molte delle cose che tu hai detto non le conoscevano. E do ora la parola a Padre Enzo Fortunato, che è il portavoce del Sacro Convento di Assisi e che è anche storicamente l'animatore di questi percorsi di pace, in particolare con i giovani e non solo. Grazie di essere qui. Grazie. Un pace e bene a tutti voi ragazzi. Non la faccio lunga, la faccio breve, perché dopo un appuntamento a Napoli, e quindi mi riaggancio però ad un concetto che ha espresso il Presidente Marini, che è poi una specie di slogan: conoscere la guerra per amare la pace. Se vi facessi una domanda, vi chiedessi, ma quando pensate alla pace, chi è l'uomo che vi viene in mente? Chi è? Ho sentito una mezza cosa qui. E però la persona che vi viene in mente, chi è? Francesco d'Assisi. Qui però ho sentito prima, qualcuno diceva anche il Papa, o sbaglio? No, ci sta bene. Anche Papa Francesco. Allora io parto da queste due persone. In ordine di tempo, quello più recente, Papa Francesco. Vi ricordate a settembre 2013 cosa stava accadendo?
più o meno, a mo' di cronaca, settembre 2013. Ci stavamo per affacciare ad un nuovo grande conflitto. Gli Stati Uniti volevano attaccare, quindi iniziare una guerra contro la Siria. I giochi erano fatti, era tutto pronto. Papa Francesco interviene a gamba tesa, come si suol dire in gergo calcistico. Prima li chiama, cerca di capire, a un certo punto si rende conto della fragilità della situazione e dice quasi implicitamente: mo vi faccio vedere io. Convoca il 7 settembre a Piazza San Pietro gli uomini di buona volontà, due giorni prima, quindi una convocazione immediata, per ottenere il dono della pace per la Siria e il Medio Oriente. Quella convocazione, che vedrà oltre 100.000 persone a Piazza San Pietro, ferma di fatto un conflitto e apre la strada a quella che dovrebbe essere la logica, alla diplomazia. Queste cose le sta facendo ancora Papa Francesco. Prima di lui, a gamba tesa, entra in un altro conflitto che riguarda da vicino la Chiesa, che invece di predicare la pace si attrezzava con i crociati per andare a combattere, nel 1219. Stiamo sempre nel Medio Oriente. C'è la terza crociata, quindi il Papa, questa volta non sono i politici, ma è un po' la Chiesa, il Papa attrezza queste crociate, partono, Francesco d'Assisi cosa fa? Dice quasi anche lui, implicitamente, mo vi faccio vedere io. Va a Damietta, contro il parere di tutti, annuncia ai crociati dicendo: vedete che voi sta guerra la perdete, e la persero. Il sultano Melek el Kamil viene colpito da quest'uomo, lo chiama e vi è il primo grande incontro tra Oriente e Occidente, e da lì nasce un fecondo rapporto che i francescani, e non solo, portano avanti. Oggi a custodire i luoghi della Terra Santa ci sono i francescani e cercano di rabbonire gli animi. Questo per dirci che cosa? Per dire a chi desidera essere costruttore di pace non temere di andare controcorrente, non temere di andare controcorrente, di la tua, di mo vi faccio vedere io. Però alla base di questo mo vi faccio vedere io c'è tutto un anelito di pace, c'è un desiderio di pace. Vedete, anche se i risultati non sono immediati, voi avete seminato pace. E io credo che la politica, la Chiesa, la società ha bisogno urgente di operatori di pace, non solo nelle grandi realtà, vedete, anche in famiglia, anche con i nostri genitori, a scuola. Abbiamo un grandissimo compito, possiamo dire e fare una parola e un gesto di pace. Io mi fermo qui perché sono sicuro che voi porterete a casa con voi una parola di Francesco, una preghiera che gli è stata attribuita ma che lui avrebbe condiviso sicuramente. Fa di me uno strumento della tua pace. Buon lavoro. E poi termino ancora dicendo che ci vedremo ad Assisi. Sì o no? Quando ci vedremo? Quando ci vedremo?
Io qua c'ho una data che dice sui passi di Francesco il 15 e 16 aprile. Vi ricordate, 2 anni fa facemmo questa prima grande edizione e la concluse Jovanotti sulla piazza della Basilica, che poi compose il Cantico delle Creature, così, in maniera molto artigianale e originale. E a questo programma, solo per trasmettervi un po' l'entusiasmo che c'è, ci sono già tantissime scuole, davvero tante, che hanno aderito. E poi avete, so che molti hanno aderito anche al programma di pace, fraternità e dialogo, sono mi pare 112 scuole, giusto Flavio? Io so questo appunto, e 18 regioni e 90 città. Quindi, come vedete, l'entusiasmo cresce, quindi ci diamo appuntamento ad Assisi. Buon lavoro. Grazie Padre Fortunato. Salutiamo il senatore Marini che ha un altro impegno e do ora la parola a Rosa De Pasquale, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca. Sapete che oltre al Senato appunto il Ministero ha patrocinato questo incontro oggi. Saluto anche Padre Fortunato e sappiamo anche che il Ministro non ha potuto essere con noi perché è in Corea in questi giorni e quindi la distanza non lo consentiva, però ringrazio molto per la partecipazione importante, perché è ovvio che un riferimento centrale il Ministero della Pubblica Istruzione è la dottoressa De Pasquale, a cui do la parola. Grazie. Ecco, se non si spegne uno non si accende l'altro. No, è questo interessante come insegnamento. Uno alla volta e l'altro ascolta, no? Allora, il presupposto della pace, penso. Allora, innanzitutto porto a nome del Ministro Giannini un caloroso saluto a tutti voi. Avrebbe voluto essere qui, come diceva la senatrice, ma i numerosi impegni istituzionali le hanno impedito di partecipare e ha inviato me a rappresentare il Ministero. Saluto tutte le personalità presenti, saluto i vari relatori che si sono susseguiti e che si susseguiranno in questa mattinata e tutti voi presenti, studenti, insegnanti, dirigenti, venuti da numerose istituzioni scolastiche in rappresentanza di tutte le nostre scuole di questo nostro bellissimo paese. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato così bene per costruire questo evento di pace. Abbiamo visto il filmato, bellissimo. Dalla grande guerra alla grande pace, giovani costruttori di pace. Vorrei far partire questo mio breve contributo dal ricordo della Grande Guerra ed in particolare dal ricordo di giovani adolescenti, come tanti di voi presenti qui in sala, e di quanti in aprile per il meeting della pace hanno attraversato le stesse trincee, come abbiamo visto. I giovani adolescenti diventati tristemente famosi come i ragazzi del 99. Questi ragazzi sono da portare a perenne memoria, in quanto vittime della crudeltà della guerra, come anche gli adulti, ma loro in particolare perché erano ragazzi, partirono per il fronte senza sapere se e come sarebbero tornati. Sì, perché molti di loro trovarono un'atroce morte prematura, ma gli altri che sopravvissero difficilmente ebbero una vita normale. Oggi si direbbe che avevano subito un disturbo post-traumatico da stress, grave forma di squilibrio mentale tipica dei reduci di guerra che li segnò per tutta la vita. Desidero ricordarli come l'emblema che la guerra non può e non deve distruggere il futuro, pensando di edificarlo attraverso il motto dissennato e purtroppo in uso che se vuoi la pace prepara la guerra o fai la guerra. Credo che questi ragazzi con il loro sacrificio possano rappresentare per tutti noi un monito e per questo una spinta a far sì che i giovani, e cioè il futuro di ogni nazione e sempre,
debbano essere unicamente costruttori di pace. Ma quale pace oggi? Guerre, migrazioni, povertà, diseguaglianze, cambiamenti climatici. Questo è lo scenario che abbiamo innanzi. E per rispondere alla domanda occorre chiederci: cosa intendiamo per la parola pace? Il termine pace, dalla lingua ebraica shalom, indica tutto quello che concorre alla felicità degli uomini, di tutti gli uomini e non solo di alcuni. Questa è la prospettiva oggi che la parola pace deve poter dare, non nelle intenzioni, ma nelle azioni che ognuno di noi realizza e deve realizzare. La felicità. Ciò proprio concorrendo da cum correre, cioè convenendo da più parti, convergendo sulla felicità degli uomini, di tutti gli uomini. Per poter fare questo occorre che agiamo in maniera equa e sostenibile, dove equa sta per relazione fraterna con l'altro e sostenibile sta per la completa dipendenza che ognuno di noi, 7 miliardi di esseri umani, insieme a tutte le altre forme di vita, abbiamo dalla biosfera dove viviamo. Il finanziere Bernard Baruch, citato da Jeremy Rifkin in un suo libro, una volta ebbe a dire: se la sola cosa che hai è un martello, alla fine il mondo ti sembrerà un chiodo. Oggi possiamo, parafrasando questa battuta, dire: se la sola cosa che abbiamo è un personal computer collegato ad internet, alla fine il mondo ci sembrerà una rete di relazioni. Oggi l'aumento della connettività ci sta rendendo sempre più consapevoli di tutti i rapporti che compongono un mondo così complesso e vario. Una nuova generazione, la vostra, ragazzi, sta cominciando a vedere il mondo sempre meno come deposito di beni da espropriare e possedere, punto determinante per l'attivazione di ogni conflitto, e sempre più invece come un labirinto di relazioni cui accedere, verso cui andare. Ma proprio mentre cominciamo a sviluppare una consapevolezza relazionale della coscienza, cominciamo anche a capire la natura relazionale delle forze che governano il nostro pianeta, il nostro mondo biosferico. La vecchia idea che i fenomeni possano essere conosciuti analizzando le singole piccole componenti ha ceduto il posto a un concetto diametralmente opposto. Le singole parti possono essere comprese solo conoscendo il rapporto che hanno con l'insieme di cui sono integrate. In poche parole, niente esiste isolatamente, come oggetto autonomo. Anzi, tutto esiste solo in relazione all'altro o con l'altro. Questo lo dice sempre Rifkin. Allora domandiamoci: cosa stanno facendo le scuole per consentire ai giovani di imparare a vivere in questo tipo di mondo? Con quali progetti e programmi è possibile aiutare i giovani ad affrontare le sfide del nostro tempo e promuovere il loro impegno creativo per la pace, la legalità e i diritti umani? La nostra scuola ha aperto, con la riforma chiamata la buona scuola, un primo fronte, un quadro che deve via via definirsi, certamente attraverso decreti attuativi, ma soprattutto attraverso una partecipazione attiva da parte di tutti, dagli studenti, ai docenti, ai dirigenti, alle famiglie, alle comunità in cui le scuole sono ubicate, alle diverse tipologie di attività che vengono realizzate nei territori, così da far sì che l'autonomia scolastica possa veramente permettere alla scuola di entrare in una relazione attiva ed innovativa con il proprio territorio, essere insomma quel motore del cambiamento e della crescita che la scuola deve essere, e quindi con le proprie comunità di riferimento, pur rimanendo fortemente collegata a tutto il sistema scolastico nazionale. Questa riforma, per come è congegnata, non fa miracoli, ma spinge ognuno all'interno della scuola e fuori ad attivarsi. Guardate, le riforme camminano sulle gambe degli uomini, sulle gambe delle persone. Nessuna legge è miracolosa. La legge è un pezzo di carta che ci consente delle possibilità che, se sappiamo cogliere, cambiano le cose, cambiano il mondo.
E anche il sistema di valutazione deve essere letto in maniera proattivo, non come un sistema di censura, ma come il tentativo di un riconoscimento di valore e quindi accogliente, capace di far tesoro dei suggerimenti e degli stimoli che la struttura cercherà di dare. Appunto nella consapevolezza che le singole parti possono essere comprese solo conoscendo il rapporto che hanno con l'insieme in cui sono integrate, come abbiamo detto prima. La pace non è semplice da realizzare, occorre un impegno intelligente e di cuore, capace di creatività, capace di dare continuità a quanto via via l'umanità ha conquistato in termini di diritti a tutela di ognuno, ma anche capace di riconoscere i propri doveri a tutela di tutti. Tutto questo rappresenta un cambiamento di prospettiva nella vita di ognuno di noi che deve assolutamente, assolutamente partire dalla scuola. Qui mi appello con Don Milani ai nostri docenti, che avranno in questo una grande responsabilità verso il nostro futuro, che sono i nostri ragazzi. Dice Don Milani, il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i segni dei tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiaramente domani e che noi vediamo oggi solo in modo confuso. Questa sarà la via finché i giovani di ogni epoca a venire potranno sentirsi ed essere costruttori di pace. Grazie. Grazie dottoressa De Pasquale, sono convinta che la vicinanza del Ministero a questa iniziativa sarà uno dei punti di riferimento anche per il futuro. Do ora la parola a Loredana Panariti, assessora all'istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia, dove appunto si è svolto il meeting di aprile e che credo abbia un programma di 5 anni, credo, legato a questa iniziativa, perché purtroppo 5 furono gli anni della guerra del 15, quindi 5, 4 o 5, a seconda da dove si parte, furono gli anni della guerra del 15 e 18. Quindi sono contenta di averla qui con noi al Senato. La parola a Loredana Panariti. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte, agli autorevoli relatori che si sono susseguiti e che ci sono a questo tavolo, ai rappresentanti delle istituzioni locali e ai docenti e ai ragazzi, alle ragazze, agli studenti con i quali abbiamo condiviso due giornate di grande pioggia, ma anche, come dire, di forte impegno e condivisione. Quello che ho apprezzato del nostro meeting e del lavoro che abbiamo fatto insieme era in special modo l'uso dell'indicativo presente, cioè la possibilità di dire in questo momento, pur costruendo futuro e ragionando e approfondendo il passato, c'era questa grande voglia di presente e di dire io faccio, non il condizionale, ma il presente. E credo che di questo messaggio che i ragazzi e le ragazze, gli studenti e le studentesse ci hanno dato, noi dovremo tener conto. E, lo ricordava poc'anzi la Presidente, il Friuli Venezia Giulia è un territorio nel quale i segni della Prima Guerra Mondiale sono in qualche caso segni che sono diventati parte del paesaggio, in altri segni magari meno visibili, ma credo non esista un paese nella nostra regione in cui quel conflitto non sia ricordato e i morti di quel conflitto non siano ricordati. Morti in questo momento si cominciano anche a ricordare quelli che per un certo periodo di tempo erano stati considerati morti sbagliati, perché appunto la nostra regione era fronte, a cavallo tra paesi in conflitto tra di loro. Ricordare e conoscere, si diceva, proprio perché in generale ci si può riferire a secolo breve o lungo a seconda dell'interpretazione storiografica
che si prende per il Novecento, ma certamente la lettura di quel secolo e anche dei tempi nostri parte da lì, parte dalla grande guerra. Quindi uno studio, un approfondimento necessario per leggere il Novecento e capire il nostro tempo, non tanto nella dimensione di andare a cercare, come qualche volta succede, ma non è il nostro caso, una razionalità in quegli eventi. Cioè cominciare, perché ogni tanto vedo delle trasmissioni in cui comunque la guerra viene proposta come un elemento razionale in cui succedono delle cose, eccetera. Ecco, non è questo il nostro obiettivo. È un obiettivo diverso e ambizioso, quindi leggere il Novecento e anche i tempi nostri con un approccio di cittadinanza attiva, capire quelli che sono stati i cambiamenti, capire quello che ancora oggi da quegli eventi è arrivato ai tempi nostri. Noi abbiamo un'umanità dolente che sta arrivando e arriva ogni giorno ai nostri confini, e alcune di quegli spazi difficili e di quei conflitti delle quali le persone scappano hanno radici anche in quel conflitto o nel periodo successivo. Cittadinanza attiva, dicevo, quindi democrazia, quindi diritti, pace. La pace ha bisogno di stare insieme a tutte queste altre parole. C'era prima tra i ragazzi qualcuno che diceva bisogna, la guerra è non sapere usare le parole. Ecco, quindi la costruzione di un vocabolario condiviso che vada proprio in questa direzione, che metta insieme la pace con la democrazia e con i diritti. Perché l'approccio che abbiamo scelto, lavorando assieme con tutte queste straordinarie scuole e questi straordinari insegnanti, non è stato né un approccio superficiale né un approccio semplicistico, ma abbiamo cercato appunto di creare degli spazi di discussione, degli spazi, potrei dire, di fiducia, in cui ci si confronta, no? Si esce un po', si va in un territorio e si lavora e ci si confronta, perché nell'Europa in cui viviamo, che è un'Europa multiculturale, il convitato di pietra al banchetto della multiculturalità può essere la violenza, e quindi lo sforzo di questo vocabolario che va creato, di queste parole, di questo presente indicativo, è proprio quello: disattivare la violenza, perché l'attivazione è abbastanza facile, lo vediamo in questi giorni, lo leggiamo sui giornali, vediamo quello che accade ai confini, leggiamo quello che dicono alcuni, e mi fermo. E quindi pace, diritti camminano insieme, e per questo motivo continuiamo in questo percorso proponendo un lavoro alle scuole, un lavoro che ha come uno dei centri di relazione il Friuli Venezia Giulia, che noi immaginiamo appunto proprio per questa sua storia particolare, importante, un laboratorio di pace, capace di mettersi in relazione con le scuole italiane, con i ragazzi e le ragazze del nostro paese, di coinvolgere per quest'anno anche il sistema universitario della nostra regione, in maniera tale da cominciare un confronto anche sulle storiografie e sul modo in cui sono affrontati i discorsi, le narrazioni sul tema della guerra con gli austriaci, gli sloveni, gli ungheresi e con altri. Quindi un percorso che via via diventa più importante, più approfondito, e che credo e spero continueremo a percorrere insieme. Grazie a tutti. Grazie Assessore Panariti. Adesso, prima di dare la parola a Flavio Lotti, sentiremo la voce di due giovani dell'Istituto Comprensivo Val di Cenno. Mi sembrano anche vestiti da sindaci, quindi credo che siano anche due mini sindaci. Loro saliranno sul podio, si presenteranno anche, così diciamo, sapremo i loro nomi.
e sentiamo quindi anche la voce dei giovani che sono stati i primi protagonisti di queste iniziative. Prova. Sì. Tutto a posto. Allora venite di qua, venite di qua. Che, volete andare qui davanti? Va bene. Va bene. Grazie, e mi presento, io sono Pierpaolo Tanzi. Buongiorno a tutti e a tutti, io sono Luca Bevilacqua e siamo i sindaci. Io di Varano de Melegari, in provincia di Parma. E io di Varsi, sempre in provincia di Parma. A scuola, molti di noi, prima di aderire al progetto sui passi di Francesco, non avevano mai pensato alla guerra o alla pace, ignorando cosa succedesse fuori dal loro mondo. Cosa stiamo facendo noi per vivere in questo mondo? Prima di tutto, cerchiamo di conoscerlo e capirlo. Abbiamo ricordato e studiato la storia. Abbiamo parlato e ci siamo confrontati sui temi dei diritti, dei conflitti, dei tentativi di pace. Lavorare per la pace non è come aprire un libro e riprendere a leggere quando vuoi. È un libro che rimane sempre aperto. Scrivendo su quel libro ci siamo uniti e la nostra vita, non solo a scuola, è migliorata, anche se non è facile e non dobbiamo smettere di scriverlo. Diamo il buon esempio, non troviamo scuse. Si fa la pace con chi è vicino, col compagno di banco, con la bidella o la prof. Non diventeremo angioletti, ma guarderemo il mondo da un altro punto di vista, con un'altra prospettiva. Noi siamo il futuro. Come si lavora creativamente per la pace? Ci siamo impegnati ad organizzare due marce per la pace nei nostri paesi, attuando così anche il nostro diritto alla partecipazione civile e democratica. Abbiamo capito che bisogna insistere sulla pace a chilometro zero, contagiare così il territorio. Il nostro lavoro deve essere virale. Dobbiamo coinvolgere famiglie e concittadini. Credeteci, sono meno diffidenti di quanto possiate pensare. A scuola facciamo sul serio. Bisogna arrendersi alla pace, ma per la pace non ci si deve arrendere mai. E anche se costa, ricordate che costa sempre meno della guerra. Bravi. Sentiamo ora la voce di altri ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Sinalunga. Credo che vadano valorizzati e ringraziati sia i ragazzi che sono stati bravissimi e sintetici, cosa dote rara, ma comunque importante, chiari e sintetici, e quindi devono essere ringraziati ovviamente anche i loro insegnanti, perché immagino che dietro a un bravo studente c'è sempre un bravo insegnante. La voce a Sinalunga, che credo sia la città della ex vicepresidente Bindi, che quindi insomma è città di radici democratiche. Salve a tutti, io sono Vittoria Regoli e vengo dall'Istituto Comprensivo John Lennon di Sinalunga. Io sono Giulia Faralli. E io Vittorio Pierli. Oggi è possibile documentare in tempo reale la guerra, ma sta emergendo un rischio: prediligere l'aspetto più spettacolare, però forse più violento. Noi ragazzi sentiamo il bisogno di informazione e cultura per acquisire conoscenza e consapevolezza e poter ricostruire un senso collettivo di responsabilità. Vorremmo chiedere alle istituzioni di promuovere in tutto il territorio italiano e, perché no, europeo, i grandi esempi umanitari di chi ogni giorno opera per la nostra pace.
per non guardare, come dice Papa Francesco, il fratello mezzo morto sul ciglio della strada, pensando poverino e continuando dicendoci che non è compito nostro aiutarlo e sentendoci anche a posto. L'anno scorso abbiamo partecipato al meeting per la pace in Friuli e abbiamo visitato le trincee della Prima Guerra Mondiale. Erano giorni di pioggia e abbiamo compreso benissimo quale tormento debba essere stato rimanere nel fango, col freddo, aspettando i colpi dell'artiglieria nemica. Abbiamo sperimentato che la guerra è terribile, rende la vita impossibile, squallida e isolata. La guerra è collegata a delle responsabilità. Noi pensiamo solo ai vantaggi che possiamo ricavare dalla guerra. Come ha detto il Papa, il nostro benessere ci ha anestetizzato. Noi dunque vogliamo rivolgere alle nostre istituzioni queste domande. Perché ancora è presente l'analfabetismo, sapendo che è una delle principali cause che alimenta la guerra? Perché ancora non si riconosce la pace, la priorità rispetto alla diversità di opinioni nel panorama europeo? Perché non c'è ancora una legislazione che riconosca diritti e doveri dei rifugiati e che favorisca l'integrazione e la solidarietà? Perché non ascoltare le associazioni umanitarie, che in più occasioni diffondono dati allarmanti, visto che alcuni popoli fanno la guerra per mancanza di acqua e altri la sprecano? Perché ancora continua lo spreco di cibo? Perché ancora la diversità è una discriminante e non un valore aggiunto? Papa Francesco ha ribadito che l'indifferenza è colpevole quanto l'ingiustizia e l'intolleranza. Noi chiediamo l'istituzione di un canale di comunicazione diretto con la scuola per diffondere quanto il Parlamento fa per affrontare queste problematiche. Grazie. Bene. Ringraziamo anche questi ragazzi e il loro lavoro importante ed ora la parola a Flavio Lotti, che è direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Flavio è l'immagine italiana del lavoro dei volontari e non solo per la pace, da tanti anni animatore protagonista della Marcia per la Pace, anche l'ultima meravigliosa, faticosa e per questo ancora più meravigliosa marcia di Assisi, Perugia Assisi, e anche per questo lavoro importantissimo con le scuole, perché è chiaro, in un momento di rischio a deriva sia democratica che a volte populista, poter lavorare su questi fronti è sempre più complicato, avere consenso è sempre più complicato, avere l'attenzione degli enti locali che sappiamo vivono molte difficoltà è sempre più complicato, e quindi a lui andrebbe una medaglia particolare, non al valore, mi auguro. A Flavio la parola. Grazie Silvana per queste parole che non merito, ma il grazie, una serie di grazie vanno innanzitutto alle persone che ci hanno consentito di riunirci qui. A fronte di tanti che ergono muri un po' dappertutto, ce ne sono altri che invece ci aiutano a metterci insieme. E qui, voi lo sapete, siamo da 18 regioni di questo paese, rappresentanti di qualche cosa, di un'istituzione scolastica, di un comune, di una provincia, di una regione, o rappresentanti di se stessi, rappresentanti di una cittadinanza che ha un'attenzione particolare a quelli che si chiamano valori, belle parole che spesso vengono usate in certe occasioni, ma al quale si dà generalmente poco peso. Ecco perché sono molto contento, vi chiedo veramente di dare un applauso a Silvana Amati, non è un gioco delle parti, perché senza di lei noi oggi non saremmo qui. E ovviamente insieme a lei anche a Lucia Fattori, a Laura Carletti, a Valeria, a tutte le donne che hanno collaborato, le donne che hanno collaborato e collaborano, anche quelle di Perugia vorrei che ringraziassimo, perché anche loro ci hanno aiutato a gestire questi incontri che, come Rosa De Pasquale diceva, sono
legami, relazioni, fili, ecco, è lì che si costruisce o si tenta di costruire qualche cosa di nuovo. Perché siamo qui? Siamo qui innanzitutto perché siamo preoccupati, allarmati, indignati per le cose orribili che vediamo tutti i giorni, che sappiamo accadono. E allora io vi chiedo veramente, visto che i tempi sono brevi, di fare 30 secondi di silenzio pensando a ciascuno di quelle persone, di quei bambini, di quegli studenti, di quelle persone che sono intrappolate nella morsa della guerra e nella morsa della fame, della miseria. A loro vorrei dedicare questi prossimi 30 secondi. Grazie. Grazie. Siamo qui per sottolineare l'importanza del lavoro che state e stiamo facendo. Lasciatemi dire, anche nella preparazione di questo incontro, abbiamo incontrato tanti che questa importanza non sanno riconoscere. Non si sa che cosa voi fate dentro le aule tutti i giorni e soprattutto non si sa apprezzare quello che viene fatto tutti i giorni, non solo per diffondere conoscenze, ma per far crescere delle persone nuove, persone capaci, come sta scritto nella nostra Costituzione, per questo chiamiamo i nostri percorsi di educazione alla cittadinanza democratica, come sta scritto nella nostra Costituzione, capaci di essere protagonisti del tempo, protagonisti responsabili della propria vita e della propria comunità. In tanti, Silvana, abbiamo visto non dare la stessa attenzione e lo stesso peso. Non era una scoperta, non era una novità, sono più di 20 anni che insieme a molti di voi, altri sono compagni più recenti di strada, ma sicuramente con il professor Luigi Tosolini, sono più di 20 anni che abbiamo iniziato come coordinamento enti locali per la pace e i diritti umani, come tavola della pace, come tante realtà, un percorso per rendere permanente questi percorsi. Noi dobbiamo uscire dalla logica del progettificio, dobbiamo costruire percorsi. E per questo abbiamo immediatamente accolto con Silvana l'idea di dire: forse a Udine non ci riesce a rivedere tutti, ma ritroviamoci dopo a costruire un evento che è un ponte tra l'anno scolastico che abbiamo alle spalle e questo nuovo che si è appena aperto. Ecco, i ponti si costruiscono appunto anche organizzando dei momenti come questi che ci aiutano un po' a riconoscerci, anche a darci un po' di forza, un po' di coraggio nell'affrontare questioni che sono estremamente complesse, complicate, come l'educazione. Non è facile educarci e non è facile educarci alla pace, al riconoscimento e al rispetto dei diritti umani, alla non violenza, alla solidarietà, al rispetto delle differenze, al riconoscimento e all'apprezzamento delle differenze. E allora, ecco, uno degli obiettivi principali che ci siamo dati per questo nuovo anno scolastico è quello di illuminare il vostro lavoro. Per questo motivo abbiamo voluto che ci fosse Vincenzo Morgante
ad aprire o comunque a partecipare ai nostri lavori, perché poi, come dire, almeno sui territori le testate televisive della RAI, di questo servizio pubblico, non possono raccontare non solo il cornicione che crolla o il problema più triste che accade, che coinvolge una scuola, ma anche e soprattutto quello che tutti i giorni viene fatto in maniera seria e responsabile dalla scuola. E lo segnalano le fasce tricolori, non è che abbiamo detto portate le fasce tricolori così per mostrare quanto siano importanti, ma per rendere anche visiva l'idea che la scuola non è sola, che c'è una scuola che viene appoggiata, purtroppo non ancora abbastanza e non dappertutto, dalle prime istituzioni, che sono quelle locali, quelle territoriali. Ecco, voi che siete qui, siete tra i pochi, devo dire purtroppo di sì, tra i pochi che già da tempo fanno questo lavoro di sintesi. Non è sempre, si parla spesso di scuola territorio, in realtà spesso non accade. Ci si rivolge alle scuole per invitarli a qualche manifestazione occasionale, ci si rivolge al comune per chiedere la soluzione di un problema tecnico, per chiedere dei fondi. Si può cercarsi reciprocamente anche e soprattutto per accrescere la qualità dell'offerta formativa, la qualità dell'educazione, di questo prodotto che abbiamo a cuore. E allora ecco, siamo qui e ho concluso per dire che si sta facendo ancora troppo poco. E cioè da oggi noi vogliamo lanciare un nuovo appello affinché si intensifichi questa collaborazione tra scuola e comuni ed enti locali e le nuove province, le regioni, affinché davvero ci sia un investimento sulla scuola, sui giovani e sulla loro formazione alla cittadinanza democratica, all'impegno per la pace. Non è soltanto un'educazione alla pace, ai valori, è all'impegno. È la parola azione, che è una componente fondamentale dell'educazione, è un elemento fondamentale. Per questo ho apprezzato che avete ricordato le marce della pace che avete organizzato direttamente voi come scuola. La scuola che organizza la marcia della pace e che riesce a coinvolgere, grazie alla disponibilità naturalmente anche subito immediata del comune, del territorio, è un'iniziativa, un percorso. Dalla scuola si esce per ritornare nella comunità. Questo è un po' il senso del percorso e dell'impulso con cui vogliamo, dell'energia con cui vogliamo affrontare anche questo nuovo anno scolastico. Voi sapete, ci continua il percorso dalla grande guerra alla grande pace, il percorso che ha al centro le trincee e la memoria della grande guerra, continuerà fino al 2018, perché è importante che anche allora si celebri la fine di quella tragedia e non la vittoria di qualcuno. È importante che questo percorso continui e che si affianchi a quello sui passi di Francesco, che abbiamo iniziato, come ricordava padre Enzo Fortunato, due anni fa. L'anno scorso eravamo nei luoghi della guerra, nell'aprile del prossimo anno ci ritroveremo nella città della pace, di nuovo ad Assisi, partendo da Perugia. Qui abbiamo l'assessore Dramane di Vaguè, del comune di Perugia, e partendo da Perugia ritorneremo ad Assisi il prossimo anno con una nuova edizione della Marcia per la Pace, nella quale vogliamo che le scuole siano le protagoniste. Già abbiamo fatto una sperimentazione due anni fa, alcuni di voi hanno aperto e gestito la manifestazione, questa volta saremo ancora più capaci di consegnare questi percorsi alla scuola, affinché sia la scuola a gestirli fino in fondo e a riportarli nella nostra comunità. Ecco, abbiamo davanti a noi tanti percorsi, ce n'è uno
che è qui imminente, che voglio ricordare perché ancora non è stato menzionato, ed è la grande sfida ambientale, è la grande sfida del fare pace con la natura, con questo mondo che sta anche in alcune regioni del nostro paese triturando vite umane, storie, provocando sofferenze. Abbiamo bisogno di coniugare, ecco, di riscoprire che tutte queste cose, come ben veniva già detto, sono connesse. Noi siamo connesse, anche i problemi di cui ci occupiamo sono connessi, dobbiamo essere capaci di conoscerli per poterli gestire un po' meglio in futuro. Ecco, per questo vi ringrazio di quello che avete fatto, per essere venuti oggi e per quello che continueremo a fare insieme. Grazie. Grazie. Grazie a te Flavio per tutte le cose che hai fatto e che farai e che faremo ancora insieme e comunque che andranno anche oltre noi. Do ora la parola a Luisi Tosolini della Rete Nazionale delle Scuole di Pace che credo proseguirà lo stesso tipo di taglio e di intervento. Grazie. Grazie, è bello rincontrarsi, è bello anche rivivere i momenti che abbiamo vissuto e sono stati entusiasmanti dal punto di vista anche emotivo, perché la pace è costruita anche sull'emozione. I momenti che abbiamo vissuto sulle trincee, i momenti che abbiamo vissuto a Udine. Molto brevemente, io vorrei solo semplicemente ripetere, ma non riuscirò e quindi vi richiedo solo di riandare a quello che hanno detto i due sindaci del Consiglio Comunale dei ragazzi di Varsi e di Varano Melegari e i ragazzi di Sinalunga. Noi lavoriamo nella scuola, noi lavoriamo perché le istituzioni scolastiche diventino quel luogo che ricordava la dottoressa Rosa De Pasquale essere quell'intellettuale organico all'interno di una comunità, quel luogo che la stessa legge 107 chiede di essere rafforzato, perché in una situazione nella quale i legami che fanno comunità, che fanno pace, che fanno relazioni di giustizia, rischiano di essere frantumati giorno dopo giorno nei nostri territori, questi legami hanno bisogno di un luogo anche dove essere riallacciati, costruiti, accuditi, coltivati, e questo luogo è la scuola. Come hanno detto i ragazzi che abbiamo sentito, i ragazzi sono la connessione fra le famiglie, il territorio, gli enti locali, la scuola, le istituzioni. E sono loro che hanno la possibilità, se aiutati, di segnalare il valore, la ricchezza, la potenzialità della cultura di pace. Devo ammettere, molto spesso gli adulti che fanno i dirigenti, gli adulti che fanno i sindaci, gli adulti che hanno responsabilità, i docenti, sono portati a pensare in maniera pessimistica sulla realtà. Hanno una lettura pessimistica anche dei ragazzi, quasi si proiettassero in loro. E ad aprile, quando ci siamo trovati sulle trincee, una delle cose che ci ha stupiti in maniera assolutamente significativa è stata: chissà cosa hanno pensato questi ragazzi di questo freddo, di questo... Chiunque fa l'insegnante sa bene le rogne che ti vengono addosso quando esponi un qualunque studente, bambino, anche ventenne, alle intemperie, rischi di denunce quotidiane, perché il pargolo non può essere messo in nessun pericolo. E quindi
chi fa il mio mestiere, chi fa gli insegnanti che hanno portato in giro questi ragazzi, perché vedete si dibatte tanto in questi giorni di rivedere il significato delle gite. Sono d'accordissimo, le gite andrebbero abolite, ma voi avreste abolito il viaggio sulle frontiere? Perché questi ragazzi, tornando indietro in corriera, poi li vedremo registrati, hanno detto ai loro insegnanti, certo, è stato perfino bene che piovesse. Perché quella pace costruita sul territorio, quella pace a chilometro zero, di cui parlavano i due sindaci della Valceno, è una pace che si fa, si costruisce, si realizza, chiede impegno, e non è una pace comoda. Ecco, io credo, e trovate nella cartellina, non sto a rileggerlo, a ripresentarlo, il programma Pace, Fraternità, Dialogo. Beh, ecco, io metterei come titolo tutto questo, la pace non è un percorso comodo. Chiede fatica, chiede studio, chiede impegno, sfida la scuola e sfida le istituzioni. Del resto, ho sempre sostenuto che una scuola che non insegna, realizza, è un luogo di pace, è una scuola assolutamente inutile, che sarebbe meglio chiudere piuttosto che tenere aperta. Ringrazio per il suo intervento e soprattutto per il suo lavoro a Luisi Tosolini, che peraltro è dirigente scolastico del liceo Bertolucci di Parma, quindi che ha una doppia diversa esperienza anche direttamente sul campo. Do ora la parola a Federico Pirrone, che è assessore del comune di Udine. Grazie e buongiorno a tutte e a tutti. È veramente molto significativo e importante potersi ritrovare qua, in questa sala, nel cuore sostanzialmente del paese. E io intervengo qua come assessore alla cultura del comune di, assessore del comune di Udine, ma anche come presidente degli enti locali per la pace del Friuli Venezia Giulia, che insieme a, diciamo, a tutti questi soggetti hanno collaborato e promosso il meeting per le scuole di pace che si è svolto appunto a Udine e nei luoghi della Prima Guerra Mondiale, nelle trincee appunto. Guardate, dirò poche cose perché appunto sono già stati tanti e significativi gli interventi che mi hanno preceduto, però voglio esprimere, diciamo, due concetti molto chiari e direi che ritengo molto significativi. In primo luogo, come cittadine e cittadini del mondo, stiamo vivendo tutti, in ogni parte del pianeta in cui ci troviamo, alcune prepotenti, grosse contraddizioni, alcuni fenomeni che appunto hanno per consistenza e dimensione un assunto anche degli aspetti molto contraddittori, ne cito alcuni: la finanziarizzazione dell'economia con la delegittimazione, anche la scomparsa, l'indebolimento del ruolo della politica, la delegittimazione se non la crisi anche delle istituzioni e dei sistemi di rappresentanza, questo allargamento che è anche una coincidenza del luogo e dello spazio dei nostri confini. Oggi nessuno può dichiararsi sostanzialmente indifferente rispetto, per esempio, allo spostamento delle persone. E molto spesso noi nelle nostre comunità viviamo sia l'emigrazione sostanzialmente dei nostri giovani, che magari fanno fatica a trovare lavoro nel posto in cui hanno studiato, ma viviamo anche sostanzialmente lo spostamento di chi subisce in altri luoghi non più così distanti le guerre, la fame, la carestia. Un altro fenomeno molto significativo è il predominio della società virtuale, che ha sostituito quasi totalmente, diciamo, il reale. Allora credo, e questo meeting, questo percorso che tanti anche prima di noi hanno coltivato, alimentato,
serve anche per ribadire che occorre appunto alzarsi in piedi, occorre essere lucidi, occorre essere attrezzati per comprendere, per capire fino in fondo quelle che sono, quello che è la nostra contemporaneità, per non banalizzare, non fermarsi alla superficie delle cose, ma riuscire ad andare in profondità alla radice dei problemi, delle contraddizioni che stiamo vivendo, laddove soprattutto queste contraddizioni non soddisfano, diciamo, i bisogni fondamentali, i bisogni che abbiamo il dovere, al di là, diciamo, della posizione che ciascuna di noi ricopre, di garantire ai cittadini e alle cittadine del mondo. Il diritto sostanzialmente a un pasto dignitoso, il diritto alla salute, il diritto alle cure, il diritto all'istruzione, il diritto che ciascuno deve avere di poter costruire su questo pianeta la propria opportunità. Allora è importante, quindi, questo momento è stato importante, un momento in cui tutto il Paese, diciamo, si è riunito nella città di Udine, come nel Friuli Venezia Giulia, perché parte dalle esperienze concrete, dai fatti che nei nostri luoghi di vita, nei nostri luoghi di studio, nei nostri luoghi di lavoro abbiamo già realizzato. È importante e acquisito dimensione e forza perché proprio ha non soltanto messo insieme ma aumentato le potenzialità e le esperienze che ciascuno e ciascuna di voi realizza, ha realizzato nei nostri luoghi di vita, in cui sostanzialmente riusciamo ad essere veramente cittadini globali in un senso diverso. Allora, grazie perché la città di Udine e il Friuli Venezia Giulia si sono sentiti osservatori veri di contemporaneità e luogo di scambio e di condivisione, perché occorre veramente partire dalla nostra prossimità per costruire le condizioni di giustizia, di pace, di lotta all'ambiente e alle disuguaglianze. E il meeting quindi è e sarà, insieme al percorso che abbiamo messo in campo, uno strumento, mi auguro, per la politica, per ritrovare, come avrebbe detto Enrico Berlinguer, l'ampiezza, la profondità del proprio respiro e per un senso nuovo di cittadinanza. E il secondo motivo, che sintetizzo velocemente, è che in un'epoca di questo tipo abbiamo bisogno di esperienze e messaggi positivi. Guardate, anche l'ha accennato il Presidente Marini nell'introduzione del suo intervento, anche essere costruttori di qualcosa e non distruttori. È facile oggi semplificare, è facile oggi demonizzare, è facile oggi demolire. È molto più complicato, ma sono convinto che ci porterà molto più lontano essere costruttori di qualcosa. È un compito assolutamente difficile, ma sono convinto che in questo percorso, in questo viaggio, che mi auguro anche in futuro, caro Flavio, non sia non soltanto, diciamo, un'esperienza nazionale, ma possa anche arricchirsi di un'esperienza di scambio a livello europeo. Piacerebbe che in Italia venissero gli studenti non soltanto delle regioni italiane, ma anche delle regioni d'Europa, anche degli altri stati d'Europa. Sarebbe bello potersi rincontrare, e qua mi permetto anche di stimolare la senatrice Silvana Matti, rendere l'Italia un vero laboratorio anche in cui gli studenti, le comunità a livello europeo si ritrovano e discutono di pace, perché abbiamo bisogno di un'Europa politica, questa è una vera sfida. Ecco, io sono convinto che il percorso che abbiamo messo in campo sia qualcosa di molto significativo e importante e ci porterà lontano. Grazie ancora, perché in questa occasione l'abbiamo ribadito con forza e pregnanza. Grazie Assessore, purtroppo l'Europa è ancora in realtà molto indietro, basta che voi pensiate che io sono tra l'altro membro della Commissione Difesa oltre che della Commissione Diritti Umani e che non c'è nessun tipo di coordinamento organizzato e definito tra i ministri della guerra, no? Quindi evidentemente da questo punto di vista resta poi tutto molto lasciato ancora al caso e quindi di solito lasciato malamente. Ma prescindendo da queste considerazioni darei ora la parola al regista Nicola Capriotti, che peraltro è stato il regista di quel filmato
assai bello che abbiamo visto poco dopo l'apertura. A lui quindi una riflessione. Grazie. Giovane regista. Buongiorno a tutti, salve, grazie della possibilità e dell'invito. Faccio un lavoro che si basa sull'ascolto. Nel mio lavoro la cosa più importante è sapere quando tacere, ed è una cosa che non smetto mai di imparare. Chi vuole fare cinema, chi vuole raccontare delle storie, deve sapere quando tacere. E deve cercare di, il più possibile, essere in contatto con l'ascolto. E per me i giorni di Udine sono stati un regalo, un meraviglioso regalo. Io li ho passati insieme ad un operatore, a un collaboratore, perché una cosa bella del cinema è che non lo si fa da soli. E il cinema non lo puoi fare da solo, bisogna farlo insieme. E abbiamo passato questi due giorni a raccogliere delle testimonianze, a ascoltare i ragazzi e le ragazze, i professori, le professoresse che erano lì, e ho sentito profondamente una vivacità, una vitalità, e sono delle cose che mi porto dentro e che ho cercato poi di restituire nel lavoro. La mia riflessione sarà breve, volevo condividere soltanto tre cose con voi. La prima, una senatrice a vita che è stata per tanti anni in questo luogo, che era anche una neurologa, una studiosa conosciuta in tutto il mondo, Rita Levi Montalcini, in un'intervista nel 1987-88, disse una cosa che mi ha colpito moltissimo, che si collega un po' a quello che disse anche il presidente Marini all'inizio, cioè che esiste come un po' un errore evolutivo, lei lo chiamò proprio così, un errore evolutivo nel cervello umano, che ad uno sviluppo delle capacità tecniche non ha corrisposto uno sviluppo di uguale misura delle capacità emotive. Siamo in grado di progettare, di immaginare, di distruggere il nostro pianeta, ma quel tipo di capacità tecnica nel nostro cervello non ha corrisposto in egual misura una conoscenza di noi stessi, del dominare e del avere a che fare con le proprie emozioni. Io credo che questo sia un po' un punto centrale, e come si può lavorare per fare in modo che queste due energie siano bilanciate nello stesso modo. Ecco, l'esperienza di Udine, di questo meeting della pace, per me era una risposta di quelle, cioè nel senso la scuola è uno di quei mezzi che abbiamo a disposizione per colmare questa differenza, per nutrire davvero lo spirito. E una scuola, e questo era il secondo punto, che non sia specchio della società, ma che sia migliore della società che rappresenta. Se la società è competitiva, la scuola non deve essere competitiva. Se la società per forza di cose, per natura, predispone anche delle disuguaglianze forti, ecco, la scuola deve in qualche modo bilanciare quelle disuguaglianze. Io ho fatto un piccolo film, ci abbiamo messo 4 anni, finanziato dal Ministero dei Beni Culturali, si chiama Sarà un Paese, è la storia di un viaggio che abbiamo fatto per l'Italia con un bambino di 10 anni, cercando di raccontare questo paese, cercando di in qualche modo mettere a fuoco le cose più importanti, secondo me, secondo noi, da custodire e da cambiare. E tutto il film in qualche modo è un omaggio alla meraviglia di questo paese e a tutto quello che invece dobbiamo lottare per cambiare, quindi il rispetto profondo per l'ambiente, il rispetto davvero per le culture diverse, un rispetto profondo per il lavoro. Concludo dicendo questo, che forse quello che più conviene oggi sono la gioia e il coraggio e lo sforzo profondo per realizzare i propri sogni, i propri desideri. Progredire verso i nostri sogni con gioia, impegnarsi con coraggio per raggiungerli, e questa forse è la cosa che dà più significato e valore alle nostre vite. Grazie. Nel dare la parola agli studenti dell'Istituto Tecnico Corinaldesi di Senigallia, che saluto con particolare piacere doppio essendo di casa mia, quindi devo dire che è un piacere doppio, mi sia consentito per
non solo la qualità del loro lavoro, ma anche perché, diciamo, è una città, la nostra, qui rappresentata anche dall'assessore alla cultura e alla scuola, assolutamente storicamente aperta a questi temi, con un lavoro anche delle istituzioni, del comune, del suo sindaco su questi temi. Saluto anche e ringrazio per la presenza la vicepresidente del Senato Linda Lanzillotta, che ci ha raggiunto e che interverrà successivamente e che porterà il saluto del Senato. Tra l'altro Linda è stata con voi a Udine e quindi tra l'altro la rivedremo nel filmato sotto la pioggia, oggi almeno c'è il sole, poi questo è uno spazio chiuso, e quindi è stata, diciamo, la rappresentante del Senato nell'iniziativa di aprile, e quindi c'è una continuità di questa presenza. Grazie. Prego. Preferite così, ok. Bene. Buongiorno a tutti. Noi siamo gli studenti dell'IT Corinaldesi, io mi chiamo Alessandro. E la strada della pace abbiamo cominciato a percorrerla dal primo incontro che abbiamo fatto con Flavio Lotti, incontro che ha dato inizio alla nostra preparazione per il meeting delle scuole che si è svolto ad Assisi nell'aprile del 2014. Da quel momento abbiamo lavorato molto per promuovere il concetto di pace come diritto dell'uomo. Abbiamo aiutato poi ad organizzare la marcia della pace nella nostra città di Sinigallia e partecipato alla marcia della pace Perugia-Assisi, documentando così le voci e i volti di chi si muoveva con noi. Successivamente conferenze, incontri, laboratori sono stati una costante nel corso degli anni scolastici. Noi studenti dell'IT Corinaldesi abbiamo partecipato al meeting nazionale delle scuole sulle trincee della Grande Guerra. Vedere i campi di battaglia riempirsi di ragazzi portatori di pace come noi è stata un'esperienza unica e emozionante. Abbiamo partecipato a laboratori e avuto l'occasione di condividere i lavori realizzati nella nostra scuola. È stata un'esperienza di crescita e ricordare la Prima Guerra Mondiale e le sue vittime ci ha resi maggiormente consapevoli di quanto sia importante promuovere il valore della pace. Nella nostra scuola si continuerà a lavorare molto per portare avanti questo percorso che ci farà arrivare al prossimo meeting di Assisi, dove potremo nuovamente confrontarci con altri studenti e insegnanti provenienti da tutta Italia sui grandi temi di pace, fratellanza e dialogo. Ringraziamo gli studenti del Corinaldesi e anche il dirigente Daniele Sordoni, professor Sordoni, che non solo li ha accompagnati ma che su queste cose è sempre stato un protagonista. E do ora la parola quindi alla vicepresidente Linda Lanzillotta per il suo saluto. Dove preferisci? Il pulsante, scusate, no, io lo dovrei conoscere, essendo padrona di casa, quindi intanto un saluto a tutti quanti e un grazie a Silvana Amati che mi ha chiesto di partecipare, anche se un po' diciamo secondo uno schema non rituale, cioè alla fine di questa giornata, ma ci tenevo a non delegare a qualche collega un saluto che non è un saluto formale da parte del Senato, ma è per me un ritrovarsi dopo l'appuntamento di Udine che è stato molto molto bello, anche se sotto la pioggia i ragazzi scappavano un po' da tutte le parti, e però esprimeva un calore, una partecipazione al senso di questa iniziativa che era molto importante e questo è il motivo per cui mi faceva piacere essere di nuovo con voi e darvi il benvenuto qui in Senato, come peraltro ci eravamo ripromessi di fare a conclusione di quella manifestazione. Io credo poi che vedere qui i ragazzi stamattina, anche questo racconto si faceva su questo film attraverso gli occhi di un bambino che vede le bellezze di questo paese e riscopre il senso e il perché noi dobbiamo lottare per tutelarlo, per conservarlo, per farlo crescere, è un po' anche la ragione, almeno per quanto mi riguarda, ma credo anche per molti dei nostri colleghi, dell'impegno in politica e nelle istituzioni, cioè al servizio di un paese che deve
guardare al futuro, e lo deve fare partendo dalle grandissime opportunità e dal grandissimo patrimonio che noi abbiamo e di cui quasi non ci rendiamo conto perché lo riteniamo ormai scontato e che è sempre a rischio. E poi io credo un altro punto molto importante, che è quello evocato dall'impegno per la pace, che oggi interroga profondamente la nostra coscienza e si intreccia con la nostra realtà di vita, perché noi siamo vicinissimi ormai a teatri di guerra molto dura, di scontro con gruppi che fanno del fondamentalismo religioso e dell'estremismo la ragione della loro azione di guerra, di strage e di violenza, e rispetto ai quali noi dobbiamo interrogarci su come contrastare e su come quindi declinare nella nostra contemporaneità e nella dimensione globale in cui la vostra generazione sempre più sarà chiamata ad operare, ecco, come declinare questo impegno per la pace. Quindi io credo che questa mobilitazione delle scuole che Lotti conduce meritoriamente, mantenendo questo filo che lega tutte queste realtà e impegnando le scuole, i docenti a una riflessione costante su questi temi, che sono i temi fondamentali della nostra comunità e del nostro stare insieme, e sono i temi su cui si è fondata la crescita della nostra Repubblica e ancora prima i temi per i quali abbiamo avuto tanti morti nella prima guerra mondiale, che abbiamo ricordato nel Friuli Venezia Giulia, così come nella seconda. Ecco, io credo che questo, in questa fase della nostra storia, è assai più importante che in passato, anche perché tutti gli strumenti di cui ormai i giovani giustamente si alimentano, che sono strumenti di nuove tecnologie, iPad, iPhone, strumenti che colpiscono la vista e la reazione immediata, ci rendono sempre più rari i momenti di riflessione. Invece io credo che portare nelle scuole, tra i giovani, attraverso il loro linguaggio, queste riflessioni sia un passaggio essenziale per la costruzione della coscienza civica del nostro paese, che poi è anche la base per un paese che abbia un futuro, perché noi vediamo che l'avere un po' attenuato questa idea di partecipazione civica alla cosa pubblica è uno dei punti di difficoltà del nostro paese. Oggi, poi non voglio dilungarmi, ma se noi guardiamo le statistiche, i sondaggi, dei modi attraverso cui i giovani ritengono che possa essere dato un contributo alla crescita del paese, alla società civile, quello dell'impegno politico istituzionale è proprio, cioè, quasi invisibile, perché la, diciamo, cattiva politica ha dato questa percezione, che siano irrilevanti le istituzioni ai fini della costruzione del nostro futuro. Invece purtroppo sono molto importanti e devono essere occupate, governate, utilizzate da coloro che oggi, ma soprattutto anche domani, si sono cresciuti formando una coscienza critica e civica molto profonda e possono quindi ispirare l'azione delle istituzioni politiche a questi valori. Quindi benvenuti in Senato, grazie di esserci rivisti e ai prossimi appuntamenti. Grazie. Grazie Linda per la tua presenza, grazie di cuore. Do ora la parola per l'ultimo intervento ad Andrea Ferrari, che è presidente del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, oltre ad essere assessore alla pace del Comune di Lodi. Grazie. Ma fatto innanzitutto grazie dell'invito, benvenuti a tutti. È stato
Bello sentire l'ultima espressione dire assessore alla pace, perché probabilmente è un termine che quando sentite nelle vostre città assessore o sindaco, assessore ai lavori pubblici, al turismo, a tante cose, ma il termine pace è molto desueto, è molto dimenticato. Cioè oggi è sempre più raro trovare delle città in cui il sindaco delega qualcuno sul tema della pace. È meno di moda. Allora noi siamo qua per tante cose, per raccordarci, come diceva prima Flavio Lotti, tra scuola e istituzioni, nel rispetto dei ruoli, però con una contaminazione molto forte, con una contaminazione che vuol dire, come diceva prima il nostro amico regista, mettersi in una fase di silenzio e di ascolto, in cui non è che nessuno ha la lezione pronta, no? Perché a volte le istituzioni e le scuole, pur essendo, facendo parte entrambe le istituzioni, però parlano dei linguaggi diversi, hanno dei tempi diversi. Allora su questo occorre uno sforzo per determinare che quando c'è un'iniziativa importante le istituzioni la sappiano trasmettere nel modo corretto alle scuole, le scuole la sappiano recepire, ma non sono semplicemente come un collettore di studenti che vengono a qualcosa, ma come un soggetto che la vive intensamente e ne partecipa al processo decisionale. Due sole riflessioni oggi, perché è importante che gli enti locali siano protagonisti sui temi della pace. Perché la pace, lo diceva all'inizio il senatore Marini, non è qualcosa lontano da noi oggi, no? Come era, accadeva nella prima guerra mondiale. Oggi nelle nostre città abbiamo una serie di situazioni, di soggetti, di cittadini che rappresentano tutto il mondo. E allora nel rappresentare questo percorso, questo modo di essere tutti assieme, vuol dire cercare di leggere cosa succede all'altro. E l'altro vuol dire tentare di ricordare esperienze che altre persone sono presenti nelle nostre città, stanno vivendo, hanno vissuto. Allora non dimenticare sul tema dei profughi le testimonianze dei profughi, perché è importante certamente far vedere che nelle nostre città i profughi non sono fermi, lavorano, puliscono i parchi, fanno qualcosa, ma oltre a far qualcosa, siccome non sono anche persone che hanno una loro storia da raccontare, allora è importante molte volte le testimonianze di persone che sono presenti nelle nostre città, che hanno qualcosa da raccontare, proprio perché il racconto diventa testimonianza di qualcosa che non si vuole. E poi, sempre nell'idea che queste tragedie, come diceva inizialmente, mi ha colpito molto le parole del senatore Marini, quando diceva quei germi sono ancora presenti in Europa. In realtà sono molto presenti, perché basterebbe spostare il nostro asse di riferimento culturale anche sui viaggi di istruzione, anche sui viaggi che ognuno di noi appena può fa con i voli low cost, da Londra, da Parigi, da Barcellona, dove siamo ormai tutti esperti di quanto costa meno il viaggio per arrivare in quelle città, spostarsi semplicemente in Kosovo, che è a poche ore, a poco più di un'ora di viaggio di aereo da Milano o da Roma, e lì troviamo i germi di quelle tragedie. Cioè paesi come il Kosovo, in piena Europa, vivono processi che sono stati tipici, e li stanno vivendo ancora oggi, tipici degli anni in cui sono scoppiate le guerre. Pensate solo, per chi non lo sa, in Kosovo ancora oggi i serbi e gli albanesi vivono divisi nello stesso stato, in cui ognuno prende un autobus di colore diverso rispetto all'altra etnia, in cui intere città nel 2000, pochi anni fa, con la presenza delle forze internazionali di pace, compresi 3.000 carabinieri che ancora là oggi sono presenti, sono state svuotate da alcuni cittadini, svuotate nel giro di pochi giorni, in cui erano città miste, sono diventate città di una sola etnia. Quindi questo vuol dire pensare a non ripetere quelle tragedie, pensare che alcuni germi sono ancora oggi presenti in Europa. Allora il compito degli amministratori è quello certamente di occuparsi delle buche, delle strade, di tutto ciò che non funziona o potrebbe funzionare meglio in una città, ma siccome poi le città non vivono di solo cemento, di solo piani regolatori, piani urbanistici, bisogna pensare che poi una volta costruite quelle città i cittadini devono vivere coesi, devono vivere con un percorso e un processo di pace. Quindi probabilmente uno dei compiti più importanti, che non è scritto da nessuna parte, che hanno oggi gli amministratori locali, è quello di cercare di tenere assieme con un processo solidale e coeso tutta la comunità dove questi cittadini vivono. In questo, diciamo, il percorso che stiamo facendo col coordinamento nazionale degli enti locali sulla pace lavora quindi su due assi. Uno è quello delle iniziative, che sono assolutamente importanti, perché specialmente dove i ragazzi sono protagonisti di queste iniziative, e l'altro processo è quello di rendere più consapevoli gli amministratori, i nuovi amministratori, quelli
che magari hanno meno la storia di alcuni pezzi di percorso del nostro paese sul tema della pace, di quanto anche questa parola oggi sia importante, certamente declinandola con valori, con accezioni diverse, ma assolutamente fondamentale all'interno delle nostre città. Grazie. Grazie Presidente, siamo arrivati praticamente alla conclusione dei nostri lavori. Io darò la parola a Flavio per alcune anche considerazioni organizzative prima di vedere il filmato. Consentitemi di ringraziarvi e salutarvi tutti per questa bella giornata, di rivolgere un pensiero al giovane Alvario Anselmi di 17 anni, mio nonno, che era stato volontario nel 17 appunto sul campo della guerra mondiale, con l'entusiasmo dei giovani, il vostro, per scontrarsi poi con i gas e quindi con un'altra realtà della trincea. Grazie ancora Silvana. E alcune comunicazioni. Intanto gli enti locali, i rappresentanti, gli esponenti delle varie amministrazioni locali che sono qui con noi oggi si rincontreranno oggi pomeriggio alle 3 presso la sede nazionale dell'ANCI per una riunione che avrà proprio al centro peraltro questo rapporto con la grande crisi delle migrazioni e con il programma di attività che condurremo in occasione dei 30 anni del nostro coordinamento, perché un coordinamento del quale peraltro Silvana Amati è stata anche vicepresidente per molti anni e che il prossimo anno, appunto nel 2016, compierà il suo 30° compleanno. Però prima di questo e prima di vedere il secondo dei filmati che abbiamo realizzato, poi chiederemo perdono a Nicola Campiotti perché non c'è stata una regia del suo livello, però credo che abbiamo prodotto uno strumento di lavoro in più, è un po' più lungo appositamente per consentirci di dare voce ai ragazzi, le ragazze, i bambini e bambine, ai giovani che hanno raccontato, quando sono tornati a casa, l'esperienza che avevano vissuto. Tutti i testi di questo filmato, del filmato che vedrete e che avete anche, vi abbiamo consegnato nel DVD, sono stati scritti direttamente dai ragazzi e penso che potrà essere d'aiuto nei percorsi che andremo a realizzare. Ma prima poi di salutarci vorremmo anche fare insieme alcune foto e alcuni di voi verranno anche avvicinati da dei nostri operatori perché stiamo cercando di realizzare dei nuovi prodotti video per alimentare i nostri percorsi. Ecco, anche quello di oggi, Silvana, è un laboratorio in cui mettiamo insieme tante cose, raccontare quello che facciamo, raccogliere le nostre opinioni. Quindi chi potrà, lo invito poi a fermarsi qui alla fine, dopo le foto penso che ci saremo tutti, restate dove siete perché anche abbiamo una piccola scenografia da creare insieme e comunque ancora una volta grazie per essere venuti. Possiamo incominciare con la visione del secondo dei nostri filmati, Giovani Costruttori di Pace.